Da oggi la clinica medica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti ha una nuova ala con 15 posti letto che possono arrivare anche a 20 nuove utilità per i degenti. Sì, è molto importante perché diciamo subito cosa affrontiamo. Cerchiamo di risolvere il problema molto importante per i cittadini, i pazienti, gli utenti delle cosiddette barelle nei corridoi. Affrontiamo questo tema, lo risolviamo in un presidio molto importante, lo risolviamo nell'area più colpita che è l'area medica e pertanto credo che ci mettiamo di fronte ai cittadini, all'utenza, dando delle risposte importanti. E vorrei anche fare una ulteriore sottolineatura. Era molto complesso arrivarci perché l'ospedale di Chieti all'atto dell'insediamento del nuovo governo regionale ha dovuto conoscere purtroppo lo sgombero di due corpi interi, il CEDF per oltre 100 posti letto, quindi trovare delle soluzioni in un presidio dove purtroppo vi è stato questo sgombero è stato davvero molto complicato. Una bella notizia per la sanità abruzzese, soprattutto per i cittadini del comprensorio di Chieti che potranno dotarsi di questi ulteriori posti letto. Assolutamente sì, la Regione Abruzzo ha previsto per l'area medica del presidio di Chieti 100 posti letto, ne erano attivati appena 58, così arriviamo tra 73 e 78. Faremo ulteriori lavori nonostante gli spazi ristretti che abbiamo a disposizione per via degli sgomberi dei due corpi CEDF e arriveremo a dare una risposta davvero importante. Detto questo, la risposta delle risposte resterà l'ospedale nuovo, perché il tema degli spazi stretti non è un tema solo dell'area medica, anche se l'area medica è quella più colpita da questo problema. Ma il tema degli spazi stretti per l'utenza e per i cittadini riguarda tanti e larghi spazi di questo ospedale offeso dalla chiusura dei corpi CEDF per il cemento impoverito. Da questo punto di vista credo che sia importante da un lato procedere verso la possibile risposta con l'ospedale nuovo e dall'altro dare per quanto possibile nella limitatezza degli spazi che oggi abbiamo a disposizione le principali risposte come quella della degenza medica.